Fabrizio dice, a distanza di un anno, come diceva Fabrizio, ci siamo ritrovati, il vostro progetto va avanti con un discreto successo, una notevole soddisfazione dal punto di vista professionale. Beh, sicuramente, quando abbiamo dato vita a questa idea avevamo obiettivi ambiziosi e quindi l'opportunità di poter tornare e anche la riuscita, perché comunque poi il fatto che si ritorni probabilmente è perché siamo riusciti a convincere, a trasmettere quella che è la nostra passione, la nostra filosofia. E quindi per noi è grande soddisfazione poter tornare qui in Maremma. Senti, per quello che ti riguarda, un suggerimento da dare ai ragazzi che si avvicinano a questo ruolo così delicato del portiere. Come si diventa un buon portiere? Non dico un grande portiere, perché poi alla fine sono pochi grandi portieri. Beh, grandi portieri, purtroppo, per fortuna, sono pochissimi, però un buon portiere si diventa con grande determinazione. Io credo che il successo non sia differente che nel ruolo del portiere, come nella vita, come in tutti gli altri mestieri, dipendono da sicuramente un briciolo di fortuna, ma soprattutto tanta determinazione, tanta voglia di migliorarsi, tanto impegno, e questo è l'unico... È l'unica strada, è l'unico percorso possibile perché qualsiasi sogno si possa realizzare. Senti, per chiudere, abbiamo parlato con Fabrizio delle nuove generazioni che si stanno affacciando, c'è il fenomeno Donnarumma, ma tanti altri portieri, ma non solo portieri del calcio italiano, insomma, stanno trovando spazio nel calcio che conta. Credi che sia una cosa casuale o effettivamente c'è una nuova tendenza? Si sta riscoprendo anche l'italianità? Io credo che l'italianità in questo ruolo sicuramente non si sia mai persa, hanno voluto forse farci credere che fosse persa. Io penso proprio che ancora in questo momento siamo bravi in questo ruolo, anzi abbiamo ancora tanto da scoprire e possiamo ancora crescere molto. La cosa è che ci sono tanti portieri giovani e tanti portieri italiani che si stanno riaffacciando alla massima serie, che stanno dimostrando che probabilmente il Made in Italy è un percorso sano, serio e che ha sicuramente una strada ancora lunga da percorrere. Ecco, non credo che, come si diceva qualche anno fa, non ci sono più portieri italiani. Forse in questo momento si stanno solo riscoprendo. E poi è normale che i cambi generazionali ogni ciclo sicuramente un pochino penalizzino questo fattore dell'italianità nel ruolo del portiere, però credo che siamo bravi, credo che abbiamo ancora delle buone competenze, che abbiamo dei talenti, e tutti questi giovani che si stanno affacciando ai campionati professionistici, non solo la Serie A, gli italiani sono la dimostrazione. Per concludere ti faccio un nome e un cognome, Riccardo Nelli. Beh, lui è sicuramente il nostro referente qua in zona, è quello che ha creduto più di tutti in questo progetto, è quello che si dà un grande affare, lo sponsorizza, perché l'idea è quella di riuscire a creare un punto di riferimento per la nostra associazione, che in questo momento qua è un'associazione che a livello nazionale si sta diffondendo molto. Lui è il nostro referente, è l'anima e il cuore della nostra attività per quel che riguarda questa zona della Toscana, quindi noi comunque a lui credo che dobbiamo tantissimo, perché è quello che si impegna tutti gli anni sia nel portarci che nell'organizzazione di queste attività. Quindi grazie mille a Riccardo per l'impegno e la passione che dimostra tutte le volte nel volerci trascinare, che poi per noi non è un sacrificio, perché quando si arriva in Toscana siamo sempre accolti benissimo, la risposta sono i ragazzi con delle presenze sempre più numerose e della gente che comunque ci trasmette un gran calore, un grande affetto. Senti, davvero ultimissima cosa, i tuoi auguri di 2017 a chi ci sta seguendo? Beh, speriamo che il 2017 sia un anno di cambiamenti reali e che porti una nuova ventata a tutti
di motivazioni e di serenità che forse in questo momento un pochino manca a questo paese. Ti ringrazio.